Buongiorno a tutti, eccoci per una nuova tappa di Viessmann Partner Stories. Oggi è una giornata particolare perché, nonostante tutti coloro che lavorano nel campo del video, della televisione, comunque del video web, sostengono che non sia necessario, anzi, non si dovrebbe dire la data, perché poi i contenuti continuano sul web a vivere anche nelle famose repliche. Oggi è il 4 maggio, una giornata molto particolare perché dopo oltre 2 mesi di lockdown si comincia a tornare pian piano al lavoro, insomma, poi lo racconteremo. In questo format, Viessmann Partner Stories, andiamo a incontrare degli amici, le persone che ho avuto l'occasione di vedere tante volte nei convegni con Viessmann, ma anche nel raccontare alcune referenze, cioè progetti realizzati con le nuove e migliori tecnologie possibili. Oggi siamo da Beretta Impianti, Giacomo Beretta, peraltro con lui e con alcuni amici architetti avevamo fatto appunto delle referenze, avevamo raccontato dei progetti. Cerchiamo di capire chi sono, cosa fanno e come stanno lavorando per ripartire in piena sicurezza. Vediamo se lo troviamo già con noi nei nostri. Allora, arrivo subito, cerchiamo di portarlo dentro in diretta. Giacomo, se ci sei, allora lo cerchiamo. E non lo vedo al momento. Giacomo, se stai ascoltando questa diretta, ti chiederei di dare un segnale di esistenza. Devo dire che è sempre questa parte qui delle dirette Instagram è sempre un po' la più complicata perché bisogna trovare subito l'accesso, bisogna che o io, che in questo momento sto facendo questa diretta dal profilo di Viessmann, oppure l'interlocutore, o accetti o mandi una richiesta di partecipazione. Vediamo ora se Giacomo è con noi, sto prendendo un po' di tempo. Intanto vedo molti amici, Patrick Cassanelli, insomma tanti altri partner che stanno guardando, stanno seguendo questa diretta, quindi saluto tutti, è l'occasione anche di rimandarsi a un appuntamento a breve. Vediamo se Giacomo, che di solito è molto preciso, come tutti noi e tutti voi, di solito è preciso e presente, vediamo se lo vediamo. Magari sono io che non lo vedo, eh. Allora, non lo vedo in diretta con noi. Vediamo se riusciamo a fargli arrivare un messaggio. Io sto provando a capire se lo vedo, ma non lo vedo. Giacomo, so che, come dire, no, siete rientrati su Instagram non da tanto. Tu dovresti entrare sulla storia di Viessmann, vedere la storia e mandare o una richiesta di partecipazione, oppure accettare la mia, se solo ti vedessi, ma non ti vedo, quindi eccolo qua, Beretta Impianti, scusate, forse era iniziato troppo presto, non lo so. Comunque questo interlocutore qui è sempre molto bello, perché insomma si salutano degli amici, si vedono tante persone. Giacomo, tu dovresti aver ricevuto la mia richiesta di partecipare, per cui dovresti processarla, per usare un termine un po' tecnico e brutto. Eccolo! Ciao Ciao, Giacomo. come stai? Bene, 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 ti Ero ringrazio. un po' in anticipo io, forse per quello, però oh, oggi è giornata di ripresa, sarete presissimi, anche perché mi hai raccontato non vi siete fermati mai. Ma guarda, allora, subito lunedì 16 marzo, quindi subito dopo il lockdown, abbiamo deciso di fermarci anche noi. Sì, certo. Siamo fermati, abbiamo cercato di portare avanti un po' di lavoro da casa, quindi un paio di ragazzi hanno fatto smart working. Quelli che lavorano fisicamente in cantiere si sono fermati, quindi per 15 giorni si sono fermati e sono rimasto io a gestire le emergenze, quindi le urgenze dei condomini o dei privati che avevano necessità. Ecco. Per fortuna non Quindi fa né troppo caldo né troppo freddo in questo momento, perché sappiamo che sono i momenti quelli più importanti, no? Quando proprio inizia a gelare o quando viene proprio il 34 gradi. assolutamente. Infatti, guarda, ti dirò che dopo questi 15 giorni di stop abbiamo timidamente ricominciato. Soprattutto abbiamo cercato di portarci avanti con tutte quelle operazioni che si fanno prima dell'inversione degli impianti, no? Quindi fare manutenzione, soprattutto nelle aziende, quelle
della filiera alimentare che non si sono mai fermate. Quindi ci hanno dato la possibilità di entrare e di anticipare un pochettino quegli interventi propedeutici all'inversione dell'impianto, ecco. Senti, andiamo per ordine ai giornalisti, le 5V, chi, dove, come, quando e perché. Chi siete? Dove siete? Quanti siete? Un fiorino. Ok, allora, Dove siete fisicamente? provincia di Alessandria, San Michele, una piccola frazione del comune di Alessandria. L'azienda è un'azienda abbastanza Tu sai, storica. scusa, che il mio primo esame al conservatorio te l'avevo già raccontato, è stato ad Alessandria, quindi. Vedi, tu sai che io sono un po' piemontese, un po' verso la Lombardia, quindi il Piemonte per me è stato terra di studi musicali. Scusa, ti ho interrotto. No, figurati, quindi dicevo, un'azienda che è radicata sul territorio da parecchi anni. Negli anni 60 c'era lo zio di mio padre, quindi ha iniziato lui, quindi come prima generazione. Poi verso gli anni 70 c'è stata una fusione tra mio zio e mio padre, hanno fatto una società, e poi dagli anni 80 invece è diventata Beretta Impianti. Beretta Impianti che dal 2005 è sotto la mia titolarità, quindi sono io il titolare. Tu che sei ingegnere, giusto? Ricordo bene? Hai fatto studi. Sì, io subito finito le superiori volevo incominciare a lavorare, volevo seguire le orme di mio padre, volevo incominciare a lavorare. Mio fratello mi ha convinto, mio fratello maggiore, a continuare e quindi in meno di 5 anni mi sono laureato in ingegneria, poi ho dato l'esame di Stato. Bravo, sai che io ho un fratello ingegnere, ma ce ne ha messi 9, poi è uscito col massimo dei voti e adesso lavoro in un'azienda di rinnovabili, per cui bravissimo, però bravo a metterci così poco. Quindi lo spirito era poi quello comunque di finire sempre in fretta per andare a lavorare, ecco. Ho dato poi l'esame di Stato, quindi in modo tale da poter unire quella passione, quella parte pratica che ho avuto fin da piccolo con la parte progettuale, in modo tale da poter seguire il cliente dal progetto fino al collaudo, quindi senza appoggiarci a studi di progettazione, quasi sempre riusciamo a fare tutto al nostro interno, ecco. Quindi c'è Ecco, stato raccontiamo questo. poi chi siete bene, però è importante dire che Fisman ha dei codici, ha tantissimi, come dire, codici nei vari settori, no? Riscaldamento, raffrescamento, energia, eccetera, eccetera. Però poi bisogna disegnare l'impianto, perché ogni impianto è diverso dall'altro. E poi bisogna installarlo, metterlo in funzione, eccetera, eccetera. Quindi a volte si dialoga anche con l'architetto, col progettista della casa, se è una residenza. Però voglio dire, voi siete quelli che scaricano a terra la potenza industriale. Certo, diciamo che a noi spetta quello di mettere in pratica tutte le tecnologie che Viessmann ci offre. Quindi come metterle in pratica è quella è una sfida che affrontiamo tutti. La Una storia scelta è diversa ogni volta. Quanti assolutamente. siete? Allora, attualmente in azienda siamo in 9, quindi ci siamo io e mio padre, che siamo i due titolari. Poi abbiamo due persone che si occupano prevalentemente dell'ufficio, che sono Claudio e Simonetta per la contabilità. Abbiamo poi una squadra di due ragazzi che sono i due veri e propri idraulici della squadra che fanno impianti. E poi abbiamo una squadra abbastanza giovane, un ragazzo di 23 anni e uno di 20, che si occupa prevalentemente di manutenzioni degli impianti. E poi niente, In che io. ambito operate? Soprattutto residenziale? Allora, facciamo un po' di tutto, Giorgio, guarda, perché negli Certo. anni siamo dovuti reinventare più e più volte, perché con la crisi del settore immobiliare, quindi con le nuove costruzioni che venivano a mancare, cerchiamo di fare un po' di tutto. Quindi facciamo dal civile all'industriale, dalla piccola ristrutturazione, fonti rinnovabili, insomma, ventilazione meccanica, cerchiamo di abbracciare un po'. E poi il tema della ventilazione meccanica mi sa che sarà molto, come dire, sotto la lente d'ingrandimento. Assolutamente sì, sono parecchi giorni che se ne parla, soprattutto per quei locali dove ci sono affollamenti, Certo. quindi sale d'aspetto e quant'altro. C'è parecchia roba in ballo, tutto resta da capire quali saranno poi le direttive che ci daranno poi le Certo. indicazioni chiave per poter procedere e assecondare le esigenze di chi ci contatta, ecco. Senti, cosa significa per te, per voi? Noi ci vediamo spesso ai convegni, lo so, per voi essere partner, cioè che supporto dà l'azienda in questo periodo, immagino anche formazione,
voglio dire, ma anche tanto altro, no? Assolutamente sì. Allora, guarda, quello che ti posso dire è che in questo periodo di lockdown, dove tutto è diventato difficile, noi abbiamo avuto al nostro fianco un partner veramente presente, no? Ti parlo ad esempio di Davide Vegro, il funzionario amico Wiesmann, che nonostante le visite siano state interrotte, giustamente, è sempre stato disponibile, quindi ci siamo sempre confrontati, siamo riusciti a risolvere parecchie emergenze, non con poche problematiche relative ai trasporti, perché comunque Immagino. tutto un pochettino si è fermato. Abbiamo avuto modo di contattare anche i tecnici su Averona per delle problematiche su degli impianti e Certo. hanno trovato delle risposte. E quindi in questo periodo Wiesmann è sempre stato al nostro fianco, quindi supporto tecnico, corsi di formazione, quindi webinar e altri corsi sulle novità di prodotto che dovevano essere presentate anche alla fiera importantissima che non c'è stata. Eh certo, MCE con le novità di prodotto, no? Saremmo Assolutamente. dovuti vedere là anche con interviste, però le facciamo così, guarda. Saranno altre occasioni. E quindi niente, Senti, è stata. quindi dice è stato un partner importante. Assolutamente, fondamentale, fondamentale. Cosa significa sanificazione? Perché è una delle domande che si sta facendo in questo momento, no? Abbiamo accennato al discorso dell'aria ventilata, eccetera. C'è anche un discorso di sanificazione in corso? Allora, ci sono tantissime richieste che però riguardano gli ambiti più disparati. Si parte dalla sanificazione classica degli impianti di condizionamento, che è quello che noi facciamo Certo. prevalentemente, esatto, a richieste un pochettino più particolari che al momento la mia azienda non è in grado di gestire, quindi la sanificazione proprio degli ambienti è Certo. una cosa che al momento non trattiamo. Ma prevedi new business in questo senso? Io non so, non ne ho parlato con l'azienda, mi sto addentrando su un terreno che non conosco, però ci sono possibilità di new business o di nuove operatività, mettiamola così. Allora, secondo me le opportunità sono tante, però sinceramente quello che ti posso dire è che fortunatamente sono già talmente impegnato con il lavoro che avevo prima del lockdown Certo. che non mi sono, diciamo così, portato avanti più di tanto sul corso di certificazione. Quindi ho deciso, ho scelto di continuare a fare quello che faccio sempre, soprattutto perché abbiamo un mesetto e mezzo di ritardo. Quindi. Anche perché adesso arriva il caldo, come dicevamo, e quindi Fisman da qualche anno è andata anche verso ovviamente il condizionamento dell'aria e il raffrescamento, quindi. Assolutamente, e ti dirò Giorgio che in questi giorni, quindi alla fine della scorsa settimana e questa mattina, abbiamo ricevuto tantissime telefonate di parecchi clienti nuovi e clienti storici che hanno la preoccupazione di passare l'estate a casa. Un po' Certo. perché non si sa ancora bene com'è il discorso delle seconde case Delle piuttosto vacanze, che certo. dell'andare in vacanza. E tanti purtroppo hanno fatto ferie, perché l'azienda ha chiesto di fare ferie, È vero, un quindi altro tema. provano a passare l'estate a casa. E quindi le previsioni danno un'estate molto calda e non ti nascondo che ho ricevuto tantissime richieste e dovrò cercare di incastrarle con questo mese e mezzo di scarsa. Certo, no, poi al di là del caldo e del raffrescamento, ovviamente i condizionatori purificano, anche filtrano anche l'aria, insomma, quindi sappiamo Assolutamente. che il discorso di sanificazione dell'aria interna. Senti, oggi cosa ci fai vedere? Alcuni lavori che avete fatto, ma anche la struttura, se ho capito Come vuoi, bene. poi prima che ti faccio vedere un attimo gli uffici e poi vediamo i lavori, quello che preferisci. Sì, fai un giro velocemente se tiene il web con cambio camera, quindi Perfetto, alla grande. perfetto, Chiaramente questo format. La Fisman Partner Stories si fa con voi, non c'è una scaletta, non c'è nulla di predeterminato. quindi Ecco la sede. questo è il mio ufficio. Questo è il mio ufficio, che è nella Interessante. parte laterale della struttura. Questo è l'accesso dove entrano i ragazzi al mattino, poi ti faccio vedere. Sì. Qua abbiamo l'ufficio di mio padre, che adesso non c'è, del boss. Certo. Questo è l'ufficio, la scrivania della E segretaria. quanti rientrate? Quanti rientrerete? Quanti per volta? Giacomo, quanti rientrerete per Allora, volta per il discorso del distanziamento?
Allora, al momento al massimo 3 persone. Quindi in Ok, su ufficio siamo 15. quindi sì, no, su 9, 9, Su Giorgio. 9, scusa. 9, 9, 9. Quindi fondamentalmente ad oggi eventualmente siamo Un uno per terzo. ufficio. Quindi tre Certo. uffici, uno per ufficio. Questo è l'ufficio Attenzione invece al di... segnale, che tenga, perché mi sembra che spostandoti molli un po' il segnale. Quindi nel Sì, ma caso mi preparati sembra buono. a passare 4G o quello che Ok. Questo hai. è Ok. l'ufficio di Mattia e di Claudio, questo ufficio qua. Qui Sì. abbiamo una piccola sala d'aspetto e questo qua è L'ingresso. l'ingresso dove entrano i clienti, quindi i clienti entrano da qua. È fuori ovviamente i mezzi e tutta la parte. Magazzino è alla parte. Ti ho perso un attimo, scusa. Anch'io ti ho perso un attimo, Giorgio, dicevi? Magazzino, dicevamo. Guarda, Avete parte. il magazzino è di qua. Faccio Ok. vedere. Allora, si esce di qui. Eccoli, traballi e via. Il Vabbè, muletto. E capiente. questo è il magazzino. Qui c'è una sorpresa, c'è mio padre che esce dal cantiere. Salutiamo, salutiamo. Siamo, ok? Buongiorno. Ok. Perché tu devi Bene. sapere che sopra gli uffici c'è la mia abitazione. Quindi casa e bottega, come si diceva una volta. Assolutamente sì, abitazione che spero di poter ultimare per Natale per dare una stanza a mia figlia che compierà 2 anni. Quindi Grande. ci stiamo provando, quindi non ci fermiamo, ecco, Mi insomma. ricordo. Guarda, guarda che bella la Sapper, quella lampada Ah, sì. alla grande. Sai che quella lampada lì è stata venduta in quasi 2 milioni di esemplari. Addirittura, ah, Pazzesco. non lo Sì. sapevo. È stata una lampada che ha risollevato la storia di un'azienda. Vabbè. Ottimo. Scusa, piccola incursione nel mio Ah, mondo, che è quello del design, lo sai, architettura e design. Senti, figurati. invece, a proposito di architettura e design, tu lavori tanto con alcuni amici architetti, no? Alcuni sono amici, tra virgolette, comuni, sono stati da me in trasmissione. Questo cosa significa per voi lavorare quando c'è un progettista che disegna un locale tecnico con voi, ma che prevede anche con voi una soluzione, no? Di raffrescamento, di clima? Allora, è fondamentale perché ci troviamo già la strada spianata con il cliente. Quindi nel momento in cui il nostro amico Diego Bortolato, facciamo un esempio, Ciao porta... Diego, magari ci guarda, ma se non ci Ah, guarda, ci guarderà dopo, gliela bravo. mandiamo. Porta un cliente da me, Certo. il cliente è già stato convinto della soluzione impiantistica e di tutto quanto, perché comunque... Siamo abituati a lavorare insieme, ci confrontiamo preventivamente sulle tipologie impiantistiche da adottare e facciamo squadra. Quindi è tutto molto più semplice. Quindi una volta che abbiamo la squadra giusta, architetto, impiantista elettrico e impiantista idraulico, diventa tutto molto più Per quanto semplice. riguarda lo storico, il costo, il finanziamento dell'impianto, quanto si va a risparmiare, cioè non dovete ri ridire tutto voi, in qualche modo è già stato quasi accettato, no? Quindi Assolutamente. Yeah. una delle nostre prime referenze, come dicono giustamente, infatti. Assolutamente. Facci vedere qualcosa, Giacomo, se hai davanti a te il computer, così andiamo a vedere su cosa Attivare state di nuovo lavorando. la Mentre telecamera. giri il telefono, ti faccio una domanda. La sicurezza non è solo da parte vostra che andate ovviamente a lavorare nelle case, nei luoghi delle persone, ma deve essere un mutuo rapporto di fiducia, no? Quindi che tipo di norme, di filtri, al di là delle protezioni, mascherine, guanti, eccetera, dovete mettere in atto? Cosa c'è? Una doppia certificazione? Come funziona Allora, nel pratico? per quanto riguarda i clienti privati, Sì. il problema è solamente un problema di comunicazione preventiva e di mettersi d'accordo. Quindi si chiama il cliente privato, il cui lavoro era già stato confermato. Se lui ha il piacere di proseguire con le lavorazioni, con l'intervento in questi giorni, ci si mette d'accordo, gli si dice come operiamo, Certo. con le dovute precauzioni, e lui a sua volta deve utilizzare i dispositivi di protezione, no? Quindi si Chiaro. cerca di fare massima Nei vostri attenzione. confronti, chiaro. Assolutamente. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda i cantieri, Giorgio. Certo. I cantieri sarà un pochettino, non dico un problema, ma sarà una sfida. Sarà una sfida perché
Dovremmo fare delle autocertificazioni ogni volta per entrare per quanto riguarda il discorso della temperatura corporea. Certo. Assolutamente. Ovviamente i dispositivi di protezione individuale. Ci sono delle indicazioni per quanto riguarda la sanificazione periodica del cantiere, che però sono tutte da vedere ancora. Ovviamente accessi contingentati al cantiere. E sarà un problema gestire la sovrapposizione delle maestranze. Ecco, perché Certo, non è certo. consentito, solo in casi specifici dove ci deve essere la presenza E questo contemporanea. probabilmente cambierà un po' di automatismi, no? Di lavoro in cantiere. Se prima si poteva coesistere in 3-4 persone per creare un impianto, adesso bisognerà parcellizzare tutto e scrivere una specie di scaletta di lavori, no? Di Assolutamente. timing. Assolutamente sì, quindi il cronogramma sarà ancora più delicato e dovrà essere rispettato per non avere sovrapposizioni di lavorazioni. Quindi non è più Certo. oggi niente da fare, vado in cantiere, qualcosa faccio. È un No, chiamo. bisogna programmarlo giusto. Assolutamente, Senti, questo condominio assolutamente, a me sembra di ricordarlo, se non sbaglio. assolutamente. Ma sì, guarda, mi piace sempre proporlo. Ai miei clienti come esempio, perché è stato Caso studio. un caso studio, una riqualificazione energetica. L'edificio era in condizioni disastrose da un punto di vista di produzione di fluido termovettore caldo, perché questa era la centrale termica, e anche i consumi di combustibile, quindi i consumi di gasolio, erano veramente elevati. Cioè, parliamo di una spesa di 12.000 euro, 11-12.000 euro all'anno per scaldare 8 appartamenti. Quindi la sfida era quella di riqualificare questa centrale Certo. termica e far risparmiare i condomini. A fronte di un progetto, di una diagnosi energetica che ho fatto personalmente, pensavo di riuscire ad ottenere un consumo di gas metano intorno ai 6.000 metri cubi l'anno e sono stato piacevolmente colpito perché dopo la riqualificazione, questo è il prima e questo è il dopo, qua si può vedere l'impianto, alla fine del primo anno di gestione invece sono molto contento perché non erano 6.000 metri cubi ma erano 5.000. Con un risparmio effettivo, storico a questo punto. 6.500 euro all'anno. Quindi questo Ricordo significa. bene questa referenza, una delle cose che mi colpì tantissimo è che nella riunione condominiale uno dei titolari, il delegato, cercò Fisman sul web, sulla rete, se non ricordo male, no? Quasi occasionalmente, se ricordo bene. Poi gli è stato fatto il mio nominativo, ci siamo messi d'accordo, ci siamo incontrati. Aspetta, che c'è un po' di calo di rete. Eh? Forse perché siamo andati in cantina, non prende bene il telefono. No. Adesso piglia bene. Ok, perfetto, perfetto. No, dicevamo che sono stato contattato Sì. da questo cliente tramite voi, ecco appunto, che ha avuto modo di conoscere sul web. Poi niente, abbiamo trovato l'accordo ed è venuto fuori questo No, lavoro questo qui. per raccontare di come si fa sistema, no? Con l'azienda che passa la richiesta tramite il web, perché anche questo lavoro che stiamo facendo, le videoreferenze, le chiacchierate, servono per indicizzare, diciamo così, un'eccellenza sulla ricerca, no? Su Google, sul web, quindi. Assolutamente, infatti sono parecchie le richieste che ci arrivano anche dal web, perché tornando al discorso di prima, Visman è molto presente e ci aiuta parecchio perché ci dà la possibilità di ricevere tantissimi contatti su svariati canali. E questo per Andiamo a noi. vedere un altro progetto, Giacomo, visto che Ma siamo. guarda, te ne faccio vedere uno che non Sì. conosci, che Beh, questo di 2 anni fondamentalmente. è bellissimo, questo progetto che mi hai fatto vedere. Quello è il più bello. Allora, questo è un condominio molto bello che c'è in Alessandria, si chiama Condominio Maestro Goretta, che però purtroppo dopo solo 8 anni, 9 anni, è un condominio che è stato ultimato nel 2010,
avuto una gestione un po' discutibile di quello che era la centrale termica e si sono ritrovati purtroppo a distanza di soli 8 anni a dover riqualificare completamente il locale centrale termica. La sfida in questo caso, questo è il vecchio locale, come si presentava, come puoi vedere dopo 8 anni c'erano parecchie problematiche, no? La sfida in questo caso è stata quella di far capire ai condomini che si poteva trovare una soluzione, perché tu immaginati 60 persone. Certo, 8 anni sei appena arrivato forse ad ammortizzare, ma forse Ma neanche. no, perché comunque si tratta di un impianto nuovo, un condominio nuovo. Quindi, Certo. dici, caspita, ho acquistato in un condominio nuovo e dopo 8 anni devo rifare tutto, no? Certo, Quindi chiaro, scusami. la diffidenza nei miei confronti era, non dico totale, perché avevo un paio di clienti che abitano lì, quindi, però in parecchi erano diffidenti nei miei confronti, perché avevano avuto una brutta esperienza, E bruttissima. cosa avete pensato per questa? Guarda, intanto hanno cambiato idea nel momento in cui il 13 di dicembre sono rimasti tutti e 60 al freddo, 13 dicembre 2018, e in un solo giorno, impiegando 5 dei miei ragazzi e con l'aiuto di un nostro collega, tra l'altro un partner Wiesmann, gli ho messo giù una caldaia provvisoria, gli ho messo giù un muletto. Quindi nel giro di meno di 24 ore io ho ridato al riscaldamento e l'acqua calda in modo provvisorio a 60 abitazioni, Cos'è, no? metano? Sì, metano, metano, sì, metano. Quindi abbiamo messo giù questa caldaia muletto che ci ha dato la possibilità di tamponare la situazione fino alla primavera. Quindi ha funzionato con la caldaia muletto, non con poche difficoltà, non con Sai poche come difficoltà. quando metti una batteria di scorta sulla macchina che è rimasta ferma, no? Butti lì la batteria e Esatto. poi dici, dopo. Adesso prendiamo il modello giusto. E il modello giusto qual è? Il modello giusto è stato, bravissimo, il modello giusto è stata una cascata, quindi due caldaie a condensazione da 186 kW Wiesmann, ovviamente. Modello, te lo ricordi? Così almeno diamo delle referenze precise. Vitocrossal 200 CM2C, quindi sono queste due signorine qua. Questo per la precisione, come dicevano quelli di Arbore. Assolutamente. Ovviamente non ci siamo limitati a cambiare le caldaie, ma come al solito abbiamo cercato di dare una nuova veste alla centrale termica, quindi abbiamo rintonacato le pareti, insomma, dato il Certo. bianco, rifatto il sistema di trattamento acqua, quindi abbiamo dato un nuovo sistema di trattamento acqua. Trattamento acqua che consente ovviamente la gestione, la manutenzione, ma anche un risparmio perché è una maggiore efficienza dell'impianto, giusto? Allora, assolutamente sì, diciamo che un'acqua trattata e addolcita consente di sicuro un'efficienza energetica maggiore per quanto riguarda tutte le superfici di scambio termico, perché non si va a Certo. formare, ovviamente. Ma anche da un punto di vista proprio della singola unità abitativa, un risparmio in quello che è l'utilizzo dei detersivi, ad esempio, e Certo. soprattutto una maggior durata di quelli che sono gli elettrodomestici piuttosto che le cartucce dei miscelatori e quant'altro. Insomma, quindi Chiaro. c'è un beneficio notevole, ecco, C'è già uno notevole. storico di risparmio eventuale tra l'impianto di prima e quello attuale? Allora, guarda, ho fatto misurazioni, non ti dico una volta al giorno da quando l'ho acceso, ma quasi, quindi ogni 2 o 3 giorni passavo a prendere tutti i numeri di consumo, gas metano, corrente elettrica, accensioni e quant'altro. Passavi perché adesso si può fare anche da remoto, giusto? Assolutamente. Il problema è che il contatore del gas metano non ce l'ho in gestione io, perché è Chiaro. un'attività centralizzata, quindi comunque di là ci dovevo passare, perché poi alla fine quello che paga l'utente è la bolletta Certo. del gas metano. Risparmio Risparmio? abbiamo spento oggi. Abbiamo spento oggi con le letture che mi hanno inviato i ragazzi. Dovremmo essere intorno al 20%. Cavolo. Attenzione, prima c'erano già delle caldaie a condensazione. Quindi io avevo Certo. comunque già detto alla committenza che il risparmio non sarebbe stato esorbitante. Quello che invece volevo far passare era che la necessità era quella di mettere in sicurezza l'impianto, quindi Chiaro. non avere più i problemi che hanno avuto per 8 anni, ecco.
Gira un po' il telefono, fatti vedere la tua bella barba nera, che sennò vediamo solo degli impianti. Poi andiamo a vedere anche l'ultima cosa che volevi mostrarci. Senti, stavo riprendendo questo discorso. È chiaro che lì il risparmio non poteva essere di grandi quantità, anche se il 20% con l'impianto nuovo in più. Immagino in parte anche finanziato, non lo so come... Allora, ci sarà una detrazione del 50% per ristrutturazione. Quindi diciamo che nel giro di 4 anni si ripaga comunque l'investimento, 4-5 anni. Nel frattempo hanno comfort, funzionamento, casa che valore, eccetera. Diciamo che hanno continuità di servizio, perché con due caldaie, con la potenza lì in cascata, difficilmente rimarranno senza riscaldamento e senza acqua calda. E questo è già... È già importante. Senti, hai già detto più o meno, hai raccontato di come andrete a lavorare con questo. Com'è che l'hai usato? Crono, la tabella? Cronogramma. Cronogramma. Sì. Beh, semplicissimo. No, non mi veniva, adesso me lo scrivo, il cronogramma. Giusto. Fantastico, fantastico. Hai ancora un progetto da farci vedere? Vuoi provare a girare ancora la telecamera? O dimmi tu se vuoi raccontarlo. Proviamo. Senza toccare il microfono, però, mi raccomando. Tu mi senti ancora, sì? Sì, sì, io ti sento, vai tra. Okay. Dice mio figlio, vai tra. Ecco. Si vede qualcosa? Sì, sì, si vede. Cambiamo, allora... ecco, sempre la tua figliola, la vostra figliola. Come allora, si chiama? Beatrice. Bea. Beatrice, sì. Allora, questo è uno di... ripeterà tra qualche anno su questa intervista. Mamma mia. Allora, Giorgio, questo è uno di quegli esempi di cui parlavamo prima, dove il rapporto di collaborazione con l'architetto è fondamentale fin dall'inizio del cantiere. Mi senti? Sì, sì, ci sei. Ok. Questa è un'altra... Esatto, questa è un'altra abitazione che tu conosci. Un'altra nostra referenza, giusto? È vero. Un'altra referenza Wiesmann, assolutamente. Qui addirittura la parte progettuale è incominciata con il modello tridimensionale dell'abitazione, quindi la dice lunga su quello che è poi l'importanza del collaborare con l'architetto e con la committenza fin dall'inizio del progetto, no? Qui avevate usato che cosa? Una pompa di calore, se non ricordo male. No. Qui abbiamo usato una pompa di calore ibrida, perché avevamo la necessità di fare sia il caldo che il freddo. Quindi questa è la nostra piccola centrale termica. Avevamo la necessità di fare sia il caldo che il freddo, e quindi niente di meglio di una pompa di calore che è reversibile, quindi una macchina che è in grado di fare sia acqua refrigerata che acqua calda. E il fatto di avere una caldaia di supporto ci permette di avere un grosso comfort nella produzione di acqua calda sanitaria, che era una delle richieste del committente e soprattutto della moglie del committente. Quindi dice, sì, ok, va bene il risparmio energetico, va bene il comfort e tutto quanto, però io quando vado sotto la doccia voglio avere l'acqua calda. Certo. E quindi abbiamo abbinato queste due tecnologie. Una chicca di questo impianto qui è la pretemperazione geotermica dell'impianto di ventilazione meccanica. Quindi abbiamo fatto passare delle tubazioni un paio di metri sottoterra, aspirando. Dove la temperatura è un po' più stabile? La temperatura è stabile, parecchio, e quindi si recuperano un paio di gradi d'inverno e un paio di gradi di estate. Quindi è un differenziale importante, no? Assolutamente. Questa è la villetta finita, insomma. E fuori la... non si vede nulla praticamente, perché 2 metri sottoterra praticamente hai queste tubature che non danno alcun fastidio, anche come impatto, c'è solo il cos'è, un camino. Non questo è un torrino di aspirazione. Qui c'è un prefilo, è un torrino di acciaio inox messo in mezzo al giardino, dove viene aspirata l'aria e poi viene... Sembra quelle lampade da giardino, conoscendo Diego, che è veramente molto attento a ogni dettaglio. Ci assomiglia. Prova a girare la telecamera. No, ecco, prova a girare la telecamera, volevo farti un'ultima domanda. Ci sei? Okay. Visto che sei ingegnere, una delle cose che si sta facendo è quella della miniaturizzazione, ma anche delle nuove performance, no? Se penso all'accumulo
dei car, della mobilità elettrica, sempre in ambito Fisman, no? Anche alcune partnership importanti con le aziende. Ecco, allora domanda finale per chiudere questa nostra story è: quanto è utile l'aggiornamento dei codici delle aziende? Quanto secondo te è al passo con i tempi? Cioè, miniaturizzazione, nuovi codici, nuovi elementi. Bisogna aggiornarsi, però sono anche nuove cose da proporre ai clienti, no? È fondamentale, fondamentale avere a disposizione tutto questo parco macchine che Viessmann ci offre. Non sempre è facile proporlo al cliente, soprattutto le nuove Certo. tecnologie, Certo. assolutamente. Però ormai la convergenza termico-elettrica ormai è stato di fatto. Lo vediamo anche negli impianti ibridi che facciamo, gli impianti di pompa di calore, quindi. E da lì a poco ci sarà solo più l'elettrico, probabilmente. Quindi abbiamo anche questa joint venture tra Viessmann e BMW, quindi da un punto di vista della mobilità, insomma, di cose ce ne sono parecchie. Ecco. Bisogna saperle proporre e Viessmann ci dà una mano, ci aiuta con i corsi e con tutto il Senti, per supporto chiudere per. davvero e per salutarci, che cosa ti diverti di più a fare a livello proprio impiantistico? Che cosa, dove veramente ti piace, arrivi a casa e dici: oh, oggi ho fatto quello che avrei voluto fare? Allora, spegnere il cellulare e stare in cantiere a lavorare con i ragazzi. È la cosa che in assoluto mi rilassa di più. Guarda, io sono obbligato a stare in ufficio, ovviamente, a progettare, fare, dirigere, controllare, Certo. organizzare, però non ti nascondo che la parte pratica, una passione che ho da sempre, fin da quando ero bambino, è quella che mi rilassa in assoluto di più. Bene. Giacomo, grazie per questa storia di oggi, grazie Beretta Impianti, grazie a tutti voi per averci seguito e viva Fisman! Grazie a te, a presto, alla prossima. Buona giornata, ciao, a Ciao, ciao. presto!